Dopo il ritrovamento di una pistola nel giardino di Barbara Pasetti, la donna indagata per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Luigi Criscuolo, siamo tornati a Calignano, nel pavese dove Barbara ha vissuto fino al giorno dell'arresto, ma chi è davvero quella che da molti è stata soprannominata la signora della villa dell'omicidio? La conosceva Barbara Pasetti, l'ex Gian Andrea Tofano? No. Mai visti, mai conosciuti, mai visti proprio in paese, come se fossero fantasmi, ecco. Mai sentito nominare, mai vista in un bar, in un... mai, zero. Per me addirittura era disabitata come casa, io pensavo che era disabitata, stava di lì magari ogni tanto, però non vedevi né cancelli aperti né finestre, proprio come se fosse disabitata. Dopo molti tentativi abbiamo trovato un'amica di Barbara che frequentava la tenuta per il caffè del pomeriggio. Chi era Barbara? Lei che rapporti aveva con Barbara? Eravate amiche? Ma sì, un'amicizia di vicini di casa, basta. Le ha mai confidato di aver avuto problemi con il marito? Lui è venuto fuori che forse la maltrattasse. Ma a me non ha mai detto niente di questo. Però in che rapporti era col marito? Buono. Che io sappia, buono. Che lavoro faceva? Perché non riusciamo a capirlo. Ma mi ha detto che faceva tre training lì, investimenti, però poi non so altro. Investimenti? Sì, basta. E della fisioterapia? Perché poi era venuto... Faceva massaggi, basta. Quindi faceva investimenti, massaggi... Basta. Ma allora le violenze che secondo la Pasetti le sarebbero state inflitte da Tofano sono tutte invenzioni? Per la dirimpettaia Barbara è una donna dalle mille facce, come le tante professioni millantate. Lampo, vieni che andiamo nell'orto. Dai, vieni. Che personaggio era? E questa è una domanda difficilissima, perché un po' strana, perché non si riusciva bene a capire quando parlava, se diceva la verità, se inventava. Sembrava uno con molta fantasia. Magari il lavoro che faceva cambiava. Ad esempio, io ho saputo ultimamente che faceva la fisioterapista. Perché un'amica ci ha detto anche trading online faceva. Ecco, vede, cioè, non lo so, non... Prendiamo tutto molto con le pinze. Ma con molte pinze.